Buongiorno, buonasera a tutti, io sono Elena e oggi proseguiamo il nostro viaggio nel 1895 leggendo il settimanale La Moda Illustrata del 6 giugno. Emma ci darà ancora qualche consiglio per non sbagliare mai outfit, poi vedremo dei completi meravigliosi per lo sport e leggeremo delle novità che riguardano l'istruzione in America. Se non volete perdervi le tappe di questo viaggio, iscrivetevi al canale. Beh, iniziamo! Corriere della Moda. Come promesso, continuo nei consigli interrotti per mancanza di spazio nell'ultimo mio corriere. Durante la giornata siete autorizzate ad introdurre un po' di fantasia in questa parte del costume e in tal caso vi saranno permesse tutte le varietà di camicette. Quei crepon di seta a disegni Casimiro e giapponese, i taffetà scozzesi, il surre pieghettato, la batista di un colore solo, rosa, turchino, giallo, potete prepararvene delle bellissime da voi stesse. La giacchetta del vostro costume sarà, ben inteso, aperta davanti in tutta l'altezza e da faldine cortissime, 8-10 cm. In realtà è un corpetto e come tale vi tornerà prezioso, giacché dopo averlo portato alla mattina con una giubba assortita, potrete a vostro grado variare nel pomeriggio e metterla con una quantità di jupe differenti. E le jupe sono le gonne in francese. È allora che il grigio trionferà. Giacché si adatta a tutte le tinte. Con una giacchetta beige o di panno misto vi toccherebbe scegliere. Mentre una giacchetta di panno whip cord grigio farà buonissimo effetto su una jupe di lana a piccoli scacchi, di crepon nero di colore oscuro morderé. Il morderé è un marrone caldo, turchino, rosso o anche una jupe di seta nera. Prenderete fra le vostre camicette quella che sarà la meglio in armonia con l'insieme della toeletta. L'abito tailleur, che preconizzo e sostengo con tanto calore, non può tuttavia convenire o garbare a tutte. Si potrà ottenere un costume analogo impiegando le medesime stoffe, ma modificandone la forma. Nessun cambiamento per la jupe, che resterà affatto semplice, ma si sostituirà la giacchetta con un corpetto blusa. Piega rotonda sul dorso, larga 8 cm sul dorso stesso e 4 alla vita. Davanti increspato con una enorme piega nel mezzo, riportata, indipendente e ricadente sulla cintura. Questa piega, doppia o semplice, sarà larga in tutta la sua altezza, 12 o 14 cm. Si porranno su questa piega tre grandi bottoni d'acciaio o di madreperla, o anche nulla se si preferisce. Alla scollatura un nastro numero 16 o uno sbieco di seta drappeggiata, di tinta moderata. La giacchetta, anche cortissima, dispensa dal far suo per uscire di qualsiasi vêtement suppletario. Il corpetto blusa, invece, non autorizza la stessa licenza, salvo per le signorine o le signore molto giovani. Una piccola mantiglia o pellegrina con spighetta o da trafori, una cappa tailleur di drappo zefiro ad applicazioni impuntate completeranno molto bene il nostro costume. Sostanzialmente, se non siete più delle giovani ragazze ed indossate una blusa, meglio mettere qualcosa sulle spalle. Veniamo ora ai dettagli. Tra le cose che realizzo, mi sono specializzata nella confezione di sottogonne, quindi l'argomento che andremo a trattare ora mi sta molto a cuore. Se vi interessa, nel box informazioni troverete il link al mio negozio Etsy. Con le toelette ora descritte, porterete una sottana corta, di seta se volete, ma di un'estrema semplicità, seta nera, grigia o di tinta equivalente, scelta in tutti i toni neutri. Come dissi nel precedente video, con sottana si riferisce alle sottogonne. Con corta non intende sotto il ginocchio, si intende più o meno a metà polpaccio o comunque sia da metà polpaccio a prima della caviglia. Nessun merletto per guarnirla, ma tre o quattro volanti frastagliati o, meglio ancora, spighettati sull'orlo a due o tre ranghi. Però una sottana di lana ci sembra ancora meglio adatta al negligé della nostra toeletta. Del resto se ne fanno di bellissime, di moerro glacé broccato, di moerro di lana leggerissima, di tela di lana a piccoli scacchi colorati, bianchi e rosa, bianchi turchini, uguali guarnizioni che per le precedenti, vale a dire tre volanti spighettati e guarniti di un volante di lana bassissimo. Quindi, signore e signore, sottogonne colorate.
Come calzatura, nulla mi sembra più gradevole delle scarpette abbottonate o allacciate di capretto glacé o di capretto liscio, a punta inglese verniciata. Il tallone piatto è il più solido e più comodo per camminare. Le calze saranno invariabilmente nere, di bure di seta, di filo di Scozia o di cotone finissimo. I guanti belgi senza bottoni, assai economici per la loro solidità ed il loro estremo buon mercato, potranno essere scelti nelle mezze tinte, color Svezia, giallo, bruno chiaro o nero. Il guanto bianco o gripper va sempre bene, ma secondo me valgono meglio, anche per il gran negligé, i guanti oscuri. Quanto al cappello, destinato a completare la toilette ordinaria, cercate, signore, che sia pressappoco ragionevole. È tutto quanto posso augurare ai tempi che corrono. Copò, capelli rotondi a larghe tese. Toc, saranno di paglia nera, mordoré o turchino oscuro. Non vi metterete né oro né ornamenti brillanti, ma degli shoe, dei nodi di taffeta cangiante liscio pieghettato, con cappi di aigrette da una parte. Gli uccelli, le ali naturali, miste a nastro o garza liberty, formeranno pure una guarnizione elegante e durevole. Se poi ci tenete, vi potrete permettere anche qualche fiore, ma in tal caso presi fra i più umili, come violette, garofani, fiordalisi. Ed ecco quanto avevo per ora da dirvi, e se lo credete, di tratto in tratto passerò in rivista differenti ordini di toiletta, indicando ciò che può concorrere all'armonia dell'insieme. Molte fra di voi rideranno esclamando: sapevamo già tutto ciò! Tanto meglio! Ben vorrei che le mie lettrici fossero tutte dotate di un gusto impeccabile, delicato e raffinato. Disgraziatamente, e mi trovo in grado di saperlo, ve ne sono di meno privilegiate, che hanno ancora grande bisogno di essere guidate e consigliate, ed è appunto per esse che scrive la vostra Emma. Grazie Emma! Ed ora passiamo alla carrellata delle illustrazioni. In copertina ci sono due eleganti toilette d'estate. La prima toiletta da giovane signora è fatta di leggera stoffa crespo giallo pallido e righe di raso con fiorellini lilla, posta su un fondo di taffetà. Praticamente è un abito multistrato. Le maniche e il colletto sono coperti di garza. L'altro abbigliamento è di crepon turchino con piselli in rilievo. Il corpetto è guarnito con pezzo di velluto, ricamati con lostrini disposti a stella. Borsetta per pettini fatta ad uncinetto. Di questa, se vi può interessare, ci sono proprio le spiegazioni passo passo, e se le volete scrivetemi pure qua sotto, io ve le trascriverò. Cappelli d'estate e colletti. Il primo di questi cappelli è di paglia color giallo oro e larga tesa ondulata ed è guarnito di fiori di varie tinte di nastro di raso nero. Il grande colletto è di merletto guipé, ricinto da tulle merletto dello stesso colore. L'altro disegno presenta una capote di forma originale ed è fatto di paglia color avorio. La guarnizione è composta di fiori ed è un nastro di velluto lilla che serve da briglie. Il colletto è fatto di disegni di perle di Gé. Nello scorso video vi ho detto che le perle di Gé sono il giaietto in italiano e che sono quelle pietre che vengono spesso usate nei gioielli da lutto, ma mi è stato fatto notare che possono essere anche quelle perline piccolissime che vengono spesso usate in quest'epoca, e concordo. Cuscino punto incrociato, appunto croce, riempito di piuma, coperto di un ricamo eseguito su canovaccio Java, collane di diversi colori e fili d'oro. Camicetta di taffetà, giallognolo, a punteggiature nere, scollata di un quadrato davanti e a punta dietro, ed i vuoti lasciati dallo scollo vengono riempiti di merletto coupé. Toletta di crespo di seta, color malva, col corpetto blusa e cintura chiusa da una ricca fibbia. Un bolero di velluto nero foderato di seta malva, che è disposto davanti in larga piega, ricamata in perle, è ricinto al collo da un'arricciatura di velluto e merletto crema. Costume di low tennis per giovinetta da 15 a 16 anni. Fatto di serge bianca, è abbellito sul corpetto e sulle maniche da ricami rappresentati gli emblemi dello sport. Vi metto il dettaglio perché è meraviglioso. Eseguiti su canovaccio, di cui si estraggono i fili quando il ricamo è terminato, con seta rossa e giallo oro. In vita c'è un nastro di raso rosso annodato da una parte. Abito da fanciulla da 12 a 13 anni, in cevio bianco e turchino, composto da una jupe e da una blusa con giacchetta. La guarnizione è formata da galloni turchini sulla stoffa bianca e da galloni bianchi su quella turchina. Toiletta da passeggio, fatta di stoffa inglese di tinta oscura. Oscura!
con ampia jupe e corpetto a faldine con pieghe. Quest'ultimo è provveduto di risvolti di seta dello stesso colore e di grossi bottoni di bronzo e completato da una camicetta di fina batista con piccole pieghe ed ornata da due tramezze di merletto. Camicette a disegni fatte di zefiro. La prima ha disegni bianchi e rossi, la seconda ha disegni turchini e bianchi. Modello di portacolletti per viaggio, modello di borsa ricamata, tavolino da tè. Purtroppo di questi non abbiamo la descrizione. Cappello di paglia bruno dorata, guarnita da nastro di foil cangiante bruno dorato e rosso, largo 20 cm, che forma dei grandi nodi ai lati. A sinistra termina con una coda di nastro a punta, a destra è completato da una grande rosa rossa con foglie bronzo. Cappello da giardino fatto di grossa paglia gialla a calotta molle. La guarnizione consiste in una lunga sciarpa di garza crema, la sciarpa significa sciarpa, larga 30 cm a strisce verdi, avvolta graziosamente attorno alla calotta e disposta davanti in un nodo. Pennacchio nero. Ora arriva un trio veramente interessante. Un costume alla canottiera, un costume da biciclista e un costume da alpinista. Il costume alla canottiera, fatto di serge color avorio, abbellito da ranghi di impunture, si compone da una jupe e da una giacchetta. Lo si completa con una camicetta blusa con cravatta rossa. Il costume da biciclista è di stoffa diagonale turchino scura, completato da uosa, che sono praticamente le ghette, e da calzoni jupe, cioè gonna pantaloni, molto larghi, coi quali si possono portare una blusa di jersey oppure un corpetto giacca corto. La figura 9 mostra appunto questo corpetto provveduto di bottone di occhiali per chiudere e di un davanti di tela inamidata con cravatta da uomo. Costume d'alpinista, fatto di stoffa verde rame, con rovescio a quadretti. La jupe superiore è rialzata con mezzo di alette e bottoni. Queste alette partono dalla cintura di pelle. L'abito è completato da una pellegrina con letto arrovesciato. Abito in piqué bianco e liscio e piqué ricamato a piselli rossi. Il corpetto si apre su una panneggiatura di mussolina bianca delle Indie. Toletta da viaggio di lana inglese color verde oliva. La guarnizione consiste in righe di impunture di seta bianca che sul corpetto formano un decoro. Parapolvere. Attenzione! Questo parapolvere, o spolverino come impropriamente viene chiamato, è fatto di seta cangiante bruno dorata. Si può adoperare anche dell'alpagas oppure della tela grigia. Siccome con il precedente video ci sono stati dei problemi di caricamento, se siete arrivati fino qua mettete qui sotto nei commenti hashtag parapolvere. Veste da camera, fatta di crespo turchino cielo e guarnita da merletto e raso turchino. Ed infine, due tipi di merletti con i loro rispettivi tramezzi fatti a macchina. Ebbene sì, non scandalizziamoci, esistevano i merletti fatti a macchina e in alcuni casi riuscivano anche ad eguagliare i merletti fatti a mano, che comunque mantenevano una buona fetta di mercato. Ed ora per la rubrica Curiosità dal mondo, le studentesse in America. La donna americana, scrive la signora Benzon in un articolo della Rue de Du Monde, aspira a tutte le carriere, una volta riservate all'uomo. Il successo ha coronato i suoi sforzi nel senso che il paese è popolato di licenziate, di laureate e di dottoresse. Licenziate nel senso di donne che acquisiscono una licenza per fare un lavoro. Tuttavia, i grandi accademici non hanno tolto le donne americane né la semplicità né la grazia. Però il flirt che si rimprovera tanto alle americane diminuisce con l'aumentare della cultura. I collegi di donne sono generalmente nelle vicinanze delle università celebri. Il collegio di Barnard a New York si collega a quello di Columbia, come il collegio femminile di Harvard è una specie di appendice della celebre università di New Cambridge. Fondato da Harvard nel 1634, questo istituto ha avuto il tempo di allevare una serie di generazioni americane. La città intera sembra consacrata allo studio. Le più grandi celebrità americane vi hanno abitato, da Washington a Longfellow. Morti grandi uomini, le loro vedove continuano ad abitare Cambridge, onorate e rispettate, e contribuiscono all'educazione delle fanciulle americane. Il collegio femminile, 263 allieve, è stato alla direzione della signora Agassiz, vedova del celebre naturalista. L'università maschile presta al collegio i suoi celebri professori, di modo che le giovinette sono in grado di diventare altrettanto sapienti dei loro vicini maschi.
Il sistema dell'esternato permette alle giovani allieve di vivere sparse nella città e nei dintorni. Una volta per settimana però si trovano tutte riunite presso la signora Agassiz, invitate ad una tavola da tè. L'Università di Bryn Mawr è stata fondata nel 1884 nei dintorni di Filadelfia, in una campagna boscosa in mezzo a prati e giardini. Nel collegio non dimorano che la direttrice, Miss Carey Thompson, e le allieve in numero di 150, le quali generalmente studiano medicina e filosofia. Vi sono tuttavia collegi più numerosi, tale quello di Wellesley, un vero palazzo costruito in un parco vastissimo che conta 700 studentesse. Ivi, con la relativamente modesta somma di 1700 lire l'anno, le allieve fruiscono non solo di tutti i mezzi necessari per ottenere un diploma, ma, ezian Dio, di tutte le dolcezze di una vita di lusso. Buona tavola, buon alloggio, passeggiate sul lago, sale di musica, concerti, pattinaggio, conferenze, soirée, insomma tutto quanto può offrire un vero e grande castello inglese. La biblioteca conta più di 40.000 volumi, senza contare le numerose riviste americane e straniere. Le studentesse fanno parte di diversi club ed hanno perfino rappresentazioni teatrali nel collegio. In 20 anni 7.000 giovinette hanno studiato più o meno lungamente a Wellesley, ma i gradi accademici non furono guadagnati che da 847, fra le quali 500 insegnanti e istitutrici, 20 missionarie, 12 medichesse e altrettante giornaliste. Il collegio di Baltimore, aperto dal 1888, sotto il patronato della Chiesa Metodista Episcopale, nonostante questo patronato religioso, gode come gli altri della maggiore libertà. Alle alunne è proibito soltanto frequentare il teatro di balli, di bere vino e giocare a carte. Con 1000 lire all'anno si ha alloggio e vitto e con 500 lire supplementari anche l'insegnamento. Gli Stati Uniti contano al presente 179 collegi femminili, nei quali si conferiscono gradi universitari, con 24.851 studentesse e 2.298 professori, dei quali 577 uomini e 1.648 donne. Quello che è veramente curioso nell'istruzione femminile dell'America sono i collegi misti. Stando a ciò che ne dice Harris, commissario dell'educazione a Washington, i risultati delle scuole frequentate promiscuamente da maschi e da femmine sono stati eccellenti. Egli crede che il fatto di vivere insieme dalla più tenera età tolga quell'eccessiva suscettibilità sensuale che si riscontra altrove. Nelle scuole miste non si sono finora verificati nemmeno quei rari trascorsi che pure si ebbero qualche volta a lamentare nelle scuole di sole donne. Il collegio misto di Galesburg, presso Chicago, conta 600 allievi dei due sessi. Una preghiera in comune riunisce al mattino tutti i collegiali, uomini e donne, e per turno i professori leggono la Bibbia, seguita da una breve istruzione. Alla sera gli allievi si riuniscono per la cena, servita in piccole tavole separate da 6 o 8 persone. Gli insegnanti, uomini e donne, vi partecipano al pari. Un'animazione, un buon umore e soprattutto buone maniere danno un gaio aspetto a quella riunione. Sta a vedere se questi sistemi fossero possibili nel vecchio mondo, con tutte le tradizioni e pregiudizi accumulati da secoli. Non consiglieremo di tentare l'esperimento. Io invece sì. Per oggi è tutto. Nel prossimo video ci saranno carinissimi costumi da bagno, leggeremo la storia del pettine e di una nuova cura per l'alienazione mentale. La soluzione della charada del 30 maggio è Matassa. Vago è il primo, ma che di malcor mai sempre si pagò le tasse, quindi tassa, molte volte l'intero si arruffò. Ma tassa! Auguro una buona giornata, una buona serata a tutti. Ciao ciao!